La chitarra di Carlotta Dalia ed il violino di Giuseppe Gibboni. Palcoscenico per una notte, il suggestivo Ponte Buriano, che secondo alcuni storici dell'arte è raffigurato nella celebre Gioconda di Leonardo da Vinci. È un luogo davvero meraviglioso ed emozionante potersi esibire in un luogo così bello, quindi sono davvero contento di questo concerto e fare arte in un luogo così meraviglioso sicuramente aiuta tanto, è di grande ispirazione. È un luogo molto suggestivo e di una bellezza, diciamo così, abbastanza unica, quindi è un vero piacere essere qui. Un concerto speciale organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo in collaborazione con l'Associazione Culturale Ponte Futuro. Avevamo da tanto tempo la volontà di fare questo concerto sul ponte, non è il primo concerto che viene fatto, però stasera abbiamo davvero una grande eccellenza, due giovani musicisti, Carlotta Dalia e Giuseppe Gibboni, che lo ricordo è il musicista che 3 anni fa ha vinto il premio Paganini dopo che da 25 anni un italiano non lo vinceva. E quindi la serata magica. Secondo me il connubio è fantastico. Questa location si presta oltremodo a questo tipo di manifestazioni. Non possiamo che essere assolutamente contenti di tutto quello che riusciremo a fare ancora per lungo tempo, speriamo, in questa location meravigliosa. Il termine giusto è proprio quello di valorizzare, che è l'azione che andremo a compiere questa sera e che compiamo ormai da diversi anni. Il concerto si sviluppa con una prima parte di duo, una parte centrale da solisti e una parte finale di nuovo in duo. Io ho eseguito dei capricci di Niccolò Paganini insieme il Suardo Tango di Piazzolla e appunto insieme ancora la campanella di Niccolò Paganini in una nostra trascrizione.